Allora, oggi con il nostro Federico Zanna ci focalizzeremo su un topic molto importante, cioè quello degli esami, SAT e TOEFL. Ovviamente, ragazzi, se avete domande, sempre nei commenti, così sia io che Federico possiamo vederle e possiamo cercare di rispondere nel miglior modo possibile. Ecco, come ho detto, parleremo di questi esami che per tanti ragazzi magari possono sembrare un ostacolo difficilissimo proprio da superare, però comunque dimostreremo che sono proprio esami facilmente superabili con un minimo di impegno e poi magari ci darai anche tu dei consigli relativi anche all'esperienza che tu hai avuto 3 anni fa quando hai fatto tutto il processo. Prima però di addentrarci proprio per quanto riguarda gli esami e come sono strutturati, ci parli magari un po' di te, per le persone che non ci conoscono, quindi cosa hai fatto prima di partire negli States, insomma, sia dal punto di vista, accademico che da un punto di vista calcistico. Allora, io ho giocato nelle giovanili del Genoa fino alla primavera. Poi, dopo il primo anno di primavera, sono andato a fare un anno di Beretti all'Entella. Dopodiché sono tornato al Genoa e poi sono andato in prestito a Carpi per fare il mio ultimo anno di primavera, l'anno che il Carpi ha vinto la Serie B. Dopodiché il Carpi mi ha mandato in prestito in Serie D all'Oltrepò Voghera. Dopo mezza stagione, praticamente da gennaio fino alla fine del campionato, sono un po' rimasto che non sapevo se avrei voluto continuare in Serie D, sempre un po' con l'incertezza di non saper mai se studiare, se trovare squadra l'anno dopo. E allora ho deciso, tramite l'aiuto di tutto il team di USA College Sport, di provare questa nuova esperienza americana e a 3 anni di distanza posso dire che è stata una scelta che mi ha cambiato la vita e che mi ha permesso non ancora di laurearmi perché mi laureerò il prossimo maggio, però sono molto vicino e prima di partire, diciamo, le mie ambizioni universitarie non erano così alte, così certe, Sì, possiamo diciamo dire. che quando si parte il traguardo della laurea è sempre un po' lontano, no? Però poi quando ti avvicini piano piano comunque riesci a capire tutti i sacrifici che si sono fatti in questi 3-4 anni passati e quindi sei anche un po' fieri di noi stessi, insomma, no? Quindi qual è stata la motivazione principale che ti ha spinto ad affrontare questo tipo di percorso? Ma diciamo che dopo l'esperienza in Serie D non trovavo squadre o comunque non trovavo la mia giusta dimensione, non ero contento delle proposte che avevo. E per continuare a giocare, ma soprattutto per dare un senso a quei 7, 8, 9 anni di calcio di un settore giovanile comunque professionistico dove si fanno tanti sacrifici, panini in treno, mi allenavo il Genoa. Si allena ad un'ora di distanza da dove vivo io, e quindi tutti i giorni treni, panini, mangiare veramente i bocconi sul treno e diciamo che la mia, il mio, diciamo, il motivo che mi ha spinto a partire è stato proprio questo, dare un senso a tutti quegli anni di sacrifici e basta, quella è stata, diciamo, e poi ovviamente vabbè, imparare la lingua, fare una nuova esperienza, conoscere nuova gente, vedere nuovi posti, ma quello penso sia un po' sottointeso. Certo, cioè, tu quindi sei partito nell'estate del 2017, giusto? Sì. E sei andato all'Illinois Central College e poi sei passato quest'estate alla St. Thomas University di Miami, quindi hai avuto questo cambio perché per 2 anni hai fatto un community college, che ricordiamo a chi ci sta guardando, è un college di 2 anni. E poi dopo 2 anni bisogna trasferirsi in un college quadriennale, quindi di 4 anni, che è il percorso che hai fatto tu. Ci parli un po' di questa tua esperienza fino adesso, quindi dei primi 2 anni a Illinois Central College e poi quest'ultimo anno a Miami comunque. Quindi com'è stata questa esperienza fino adesso? L'esperienza è stata sicuramente positiva, sono contento di tutto quello che sono riuscito a raggiungere. È stata sicuramente anche un'esperienza a livello personale faticoso, perché comunque ritrovarsi così lontano da casa
a dover imparare una lingua nuova perché il mio livello di inglese non era assolutamente un buon livello. E diciamo che i primi 2 anni all'Illinois Central College ho scelto di andare in un community college proprio per il mio livello di inglese che non mi permetteva ai tempi di poter accedere ad un'università. Quindi ecco, scusa, ci parli un po', diciamo, del tuo livello di inglese, no? Perché noi tante volte alle selezioni comunque dobbiamo sempre rispondere a questa domanda, nel senso ci chiedono, ma se comunque il mio inglese non è buono, posso partire uguale? E noi ovviamente diciamo sempre che la conoscenza dell'inglese non è un requisito fondamentale per poi partire negli States, ma comunque una base. Ci deve essere anche poi per superare gli esami di inglese di cui parleremo successivamente. Quindi, com'era il tuo livello prima di partire? Il mio livello era assolutamente un livello medio scarso e sono dell'idea che per imparare una lingua bisogna andare a vivere all'estero per poterla proprio imparare proprio al 100%. Sicuramente se uno parte da un livello di inglese buono avrà sicuramente per i primi 2 o 3 mesi molte meno difficoltà delle difficoltà che ho avuto io quando ho cominciato la mia esperienza, però diciamo che andrai. Sono andato a giocare con dei compagni che venivano dal Brasile, dalla Spagna, da qualsiasi paese, che avevano esattamente i miei stessi problemi e quindi diciamo che eravamo un po' tutti sulla stessa barca, ci davamo una grossa mano a vicenda e non è stata un'impresa così difficile. Certo, mi ricordo che all'inizio, i primi tempi, è stata un po' più dura, però è normale, nel senso è come un trasferimento in un'altra città, nel senso all'inizio non conosci la gente, devi un po' ambientarti, ma fa parte del gioco, penso. Sì, infatti ne abbiamo parlato anche con Francesco Diozzo la settimana scorsa, che anche lui ci ha detto proprio che non si è soli, no? Nel senso che noi magari andiamo là e crediamo di essere gli unici che non parlano l'inglese bene, ma poi ti accorgi che c'è un'intera comunità, magari di ragazzi che giocano anche con te, che sono sulla tua stessa barca, e quindi c'è proprio questo aiuto a vicenda, no? Che ci si dà durante i primi mesi soprattutto, ma anche da un punto di vista scolastico. Non si è soli perché ci sono tanti altri che ti seguono e tutte queste cose. Quindi ci puoi parlare anche un po' dal punto di vista scolastico, come ti seguono i primi mesi, visto comunque anche il livello di inglese? Allora, io posso parlare per le due università dove sono stato Certo. e posso dire che, diciamo che all'inizio, soprattutto all'inizio, gli allenatori, comunque tutto lo staff della squadra di calcio ti danno a disposizione dei tutor personali, delle sale all'interno proprio delle library, che è dove la gente va a studiare, che ti seguono proprio uno ad uno, cioè ti possono stare con te ad aiutarti con i temi in inglese, con la matematica, biologia, qualsiasi materia che uno sta studiando in quel momento. Ed è proprio come, non so, in Italia, quando uno ha difficoltà a scuola e va poi nel tempo libero a fare ripetizioni, è praticamente lo stesso tipo di discorso, con la differenza che è tutto gratuito, la scuola te lo mette a disposizione, è un servizio, poi sta all'intelligenza e alla maturità del ragazzo decidere di utilizzare queste armi che l'università ti dà a disposizione o decidere di studiare per conto proprio, cioè poi ognuno è molto libero di decidere la strada che preferisce. Esatto. Quindi ci parlai proprio di questo tuo cambiamento alla St. Thomas di Miami quest'estate. Come è stato questo anno a Miami e come hai anche affrontato questo cambio proprio da un community college a una scuola Naia? Allora, diciamo che l'esperienza del community college, parlando con gli altri ragazzi che sono partiti, all'inizio è un po', diciamo, snobbata questa idea del community college perché è considerato meno importante a livello universitario, a livello calcistico. In realtà io non sono d'accordo. Il community college ti permette di poter studiare i primi 2 anni con più tranquillità, con più aiuti da parte dell'università, perché generalmente community college sono università più piccoline dove è più facile essere aiutati ed è più facile integrarsi. E anche a livello calcistico devo dire che non ho trovato grosse difficoltà e grosse differenze da un community college alla scuola di Miami dove sono attualmente. È più un'idea, non so, che abbiamo noi da dire no, il community college è meno prestigioso, quindi non voglio andare direttamente in università da 4 anni, ma secondo me è un passo che, anzi, secondo me
è da consigliare proprio per tutti quelli che come me all'inizio non avevano un livello di inglese così alto, anche perché questi community college sono, cioè richiedono punteggi di ammissione per SAT e TOEFL più bassi e ovviamente a livello anche accademico cercano in tutti i modi di aiutarti se tu sei uno studente internazionale, richiedendo certo di studiare, ma se la tua pronuncia non è così buona, sono comunque disposti ad aiutarti e molto comprensivi, devo dire. Sì, è proprio un sistema comunque diverso, no? Nel senso proprio orientato nell'aiutare gli studenti tutti i giorni e quindi è proprio un sistema che noi comunque consigliamo e magari se ci fossero più situazioni simili in Italia, magari anche il nostro livello di inglese sarebbe anche migliore. A proposito di inglese, quindi parliamo finalmente di questi esami, SAT e TOEFL, che sono necessari per essere ammessi nelle scuole americane. Allora, partiamo con il SAT, che è proprio un esame interamente di lingua inglese diviso in tre sezioni. Quindi c'è la reading, c'è la writing e c'è la parte di matematica. E partiamo proprio con la reading, quindi come tu l'hai affrontata e cosa c'è da fare proprio in questa sezione? Allora, il reading è una vera e propria comprensione del testo. La sezione, adesso non mi ricordo proprio esattamente perché sono passati un po' di anni, comunque mi sembra che sia intorno a un'ora di tempo Esatto, sì. per leggere il testo e per rispondere alle domande inerenti a questo testo. Cioè non bisogna studiare niente prima di arrivare lì. Si legge questo testo e tutte le risposte, cioè tutte le domande fanno poi riferimento a questo testo. Quindi non è da spaventarsi, bisogna magari allenarsi giusto un po' a leggere, a comprare Sì, tu magari. infatti come ti sei preparato? Ma io avevo comprato, mi sembra, il libro, o comunque avevo scaricato da internet le domande tipo, proprio da tipo esempi di domande di SAT, e mi facevo delle simulazioni, un po' come si fa con la patente, che uno va su internet e ci sono i simulatori, diciamo. Poi c'era la parte di writing, dove mi sembra che sia intorno alla mezz'oretta, dove Esatto. ti viene chiesto, diciamo, nozioni di grammatica e, diciamo, delle parole da inserire in questi spazi che possono essere sinonimi di altre parole, però non è una cosa molto spaventosa, voglio dire. Cioè, certo, ci vuole un po' di studio prima, sapere principalmente come l'esame è organizzato, quindi sapere la lunghezza di ogni sezione, da arrivare preparati, da non arrivare lì a leggere le domande, diciamo la consegna e non sapere da che parte si è girati, insomma. E poi. Certo, ricordiamo che questo esame è comunque un esame interamente a crocette, quindi ogni sezione ci sono delle risposte multiple e bisogna inserire quella corretta, quindi è un esame interamente a crocette e non c'è bisogno di scrivere o comunque di inserire parole. E poi ecco, c'è la parte di matematica che noi comunque diciamo che è la parte dove gli studenti dovrebbero dare il meglio di loro stessi perché è quella comunque che anche se in inglese è comunque una matematica che si studia nelle scuole superiori, quindi molto, molto facile, tra virgolette, e quindi è quella che noi consigliamo di puntare quando ci si prepara a questo esame. Tu come hai preparato questa sezione proprio? Allora, per me quella è stata la sezione che mi preoccupava di più perché io sono sempre stato proprio col fatto che giocavo, avevo poco tempo per studiare, diciamo, le materie più umanistiche come storia e italiano, me la cavavo studiando un'oretta la sera prima, mentre matematica avevo dei grossi buchi, ho sempre fatto difficoltà, ho avuto difficoltà durante il liceo. Quindi per me è stata la parte dove forse ho ottenuto il punteggio più basso, però comunque ho fatto un punteggio dignitoso in quella parte, non è niente di così spaventoso, Sì, è diciamo. tutta comunque matematica e geometria delle scuole superiori, quindi anche ripassando il programma magari di quarta e quinta ce la si fa tranquillamente. Quindi per quanto riguarda il SAT, quali sono i due o tre consigli principali che tu dai magari ai ragazzi per affrontare questo esame? Ma sicuramente leggere e fare le simulazioni che si possono trovare
online su questi tipi di esami, comprare il libro, esercitarsi, leggere, e darsi una letta magari di nuovo alla grammatica, e magari giusto per le parole più frequenti, magari studiarsi qualche sinonimo giusto per quella parte dove poi va inserito nel testo. E niente, direi, e stessa cosa per matematica, giusto come hai detto te, ripassare il programma di quarta e quinta e non ci dovrebbero essere grossi problemi. Ovviamente ragazzi, ripeto, se avete domande sempre commentate, noi cercheremo di rispondere nel miglior modo possibile. Quindi, fatto il SAT, c'è il TOEFL. Sì. Che è comunque un altro esame, è interamente in lingua inglese. Qual è la differenza principale tra il SAT e il TOEFL? La differenza è che il TOEFL ha una sezione in più rispetto al SAT. Ci sono praticamente la sezione di reading, di listening, di speaking e di writing. Diciamo che la sezione di reading e di writing sono esattamente similissime al SAT, mentre la sezione, quella di listening e speaking, diciamo che sono le parti un po' più forse complicate per uno che non ha un buon livello di inglese, perché sono esercizi del tipo, nella parte di listening, chi va a fare l'esame utilizzerà delle cuffie e ascolterà dialoghi fra persone o mini storie sulla quale poi dovrà rispondere alle domande. Diciamo una comprensione del testo, ma invece che essere una comprensione scritta, orale comunque. Orale. E stessa cosa con lo speaking. Ti verrà chiesto di, magari non so, ci sarà la foto di un paesaggio e ti dirà, la domanda dirà, descrivi in 30 secondi questo paesaggio, e tu hai 30 secondi, e l'importante di questi esercizi, mi ricordo, è non lasciare dei secondi vuoti, degli spazi vuoti, cercare di riempire il tempo il più possibile, anche magari arrampicandosi sugli specchi, però far vedere che comunque... Però sempre continuare a parlare e finire tutto il tempo, esatto, tutto il tempo della domanda. Al posto di ripetere magari cose già dette, ma cercare di far vedere che è un inglese abbastanza fluido, anche se non lo è, farlo sembrare... Sì. Così. E tu come ti sei preparato per questa sezione, quindi per lo speaking, come hai affrontato questa sezione? Allora, diciamo che è stata la parte dove mi sono divertito un po' di più nello studiare, perché non facevo altro che guardare serie TV in inglese, con sottotitoli in inglese, e ogni volta che c'era una frase o delle parole che non capivo, fermavo la serie TV, mi scrivevo le parole, me le andavo a cercare. Ogni giorno cercavo un po' di, non so, di darmi comunque da fare, ma cercando comunque un qualcosa che mi piacesse guardare, da essere invogliato e da non annoiarmi dopo 5-10 minuti che guardavo un video, un film. Però direi che questo è stato la mia strategia. E poi per la parte di speaking mi ero fatto aiutare da qualche amico, da qualche professore di inglese, per fare proprio conversazione orale, magari un'oretta a settimana, giusto da intanto esercitarmi a parlare. Sì, e poi ricordo che comunque anche online ci sono moltissime simulazioni dove è possibile guardare delle domande simili o comunque dei contesti che si possono poi trovare in tutte le sezioni, ma soprattutto in quella di listening e di speaking, dove magari i nostri ragazzi possono essere un po' più titubanti, insomma. Però ecco, ripetiamo ancora una volta che sono degli esami facilmente superabili, con un minimo di impegno, comunque si conoscono tutte le sezioni e quello che c'è comunque da studiare, quindi con un minimo di impegno sono sicuramente superabili. Poi ecco, il TOEFL va da un punteggio da 0 a 120, e invece il SAT da 400 a 1060, quindi poi comunque ogni università ha un proprio punteggio per quanto riguarda il TOEFL. Invece per quanto riguarda il SAT, per essere ammesso a NIA serve un punteggio di 9,40 da quest'anno, invece l'anno scorso era 8,60. Invece per quanto riguarda NCAA serve un punteggio di 9,80. E per quanto riguarda i community college, magari accettano anche con punteggi inferiori. Per quanto riguarda il TOEFL invece, come tu comunque ben saprai, ogni scuola ha un TOEFL diverso. E ci puoi parlare magari di questo aspetto? Come funziona?
Allora, a seconda del, diciamo, di quanto una scuola sia prestigiosa, il livello di TOEFL richiesto e di SAT richiesto può variare. E come abbiamo già detto, i community college sono molto più permissivi e diciamo che se il giocatore vale, l'allenatore può anche decidere di accettare punteggi più bassi. A seconda del caso e della scuola, comunque si trova sempre il modo di riuscire ad essere accettati, però è normale che se, come nel mio caso, avevo un livello, mi sembra, di TOEFL vicino al 70, quindi abbastanza basso, non mi era permesso entrare nella maggior parte delle scuole che mi avevano mandato la richiesta, perché proprio il mio livello era troppo basso e la scuola non permetteva l'iscrizione a chi aveva raggiunto punteggi simili al mio. Anche se comunque ricordiamo che comunque 70 è un punteggio medio, comunque calcolando da 0 a 120 è un punteggio medio. Io ricordo che presi, penso, 62, quindi il mio livello era ancora più basso del tuo. Il TOEFL io l'avevo preso due volte, l'avevo fatto due volte, la prima volta avevo preso 58, mi ricordo, però avevo avuto poco tempo di studiare, era proprio una cosa così improvvisata, giusto per non perdere la data disponibile del TOEFL, che avevo detto nel caso mi va male, almeno ho tempo di riscrivermi e rifarlo, e la seconda volta avevo preso 70, 78, ora non mi ricordo. Quindi, come abbiamo fatto per il SAT, quali sono magari i consigli principali che ti senti di dare per quanto riguarda il TOEFL invece? Che abbiamo detto ci sono due sezioni in più, che è quella di listening e di speaking. Ma sicuramente per la parte di speaking, parlare il più possibile con amici o parenti o professori di ripetizioni di inglese, da parlare, cercare di essere il più fluidi possibili, comunque da non essere più spaventati o comunque con un senso di vergogna nel provare a parlare inglese. E per le altre parti, reading, writing, le solite cose che abbiamo detto prima, giusto leggere, fare simulazioni online, guardare film in inglese, ascoltare musica in inglese, guardare le traduzioni delle canzoni, tutti i Sì, quella è una live. cosa che ho fatto anch'io per le canzoni, sì. Però non è sicuramente un qualcosa che, cioè l'aspetto accademico secondo me non deve spaventare un ragazzo che vuole partire. Secondo me un ragazzo si dovrebbe chiedere, una volta che arrivo là, poi sono in grado di rimanere lì, stare lontano da famiglia, amici, avere 6-7 ore di fuso orario. Quelle sono le cose che secondo me un ragazzo dovrebbe rifletterci un attimino seriamente, e non, rispetto all'essere spaventato, Certo, riuscire perfetto, a infatti, parlare. esatto. Quindi ecco, diciamo ancora una volta che l'inglese non è l'ostacolo principale in questo tipo di esperienza. Ci sono due domande interessanti che avevo letto prima, adesso provo a ritrovarle. Ecco, la prima che dice qual è la differenza fra gli indirizzi che sono offerti magari nelle università americane e quelli magari che possiamo trovare qui in Italia. Quindi, come funziona dal punto di vista di major e tutto questo? Allora, intanto bisogna fare un attimo una ricerca prima di partire, perché non tutte le lauree americane sono riconosciute in Italia. Un esempio può essere in medicina. Se uno si laurea in medicina in America, una volta tornato in Italia, non può assolutamente esercitare, deve studiare ancora, fare degli esami per poter trasferire la sua laurea ed è una cosa impegnativa. Mentre invece molte lauree, come possono essere una laurea in business, una laurea in comunicazione come la mia, sono accettate in Italia e quindi una volta che uno si laurea in America ha esattamente una laurea che è accettata e riconosciuta come se fosse stata presa in Italia, con una considerazione da fare che forse un'azienda, sapendo che un ragazzo si è laureato comunque in America, in lingua inglese, facendo un'esperienza di vita comunque importante, a parità di candidato magari si può avere un po' più di possibilità di essere, come dire, più ben visti ad un colloquio. Però poi non è neanche detto, voglio dire. Sì, infatti poi ogni situazione a sé.
però io penso che il ragazzo anche volesse sapere il fatto di quante lauree anche offre il college, no? Anche proprio la differenza fra comunque l'Italia, dove tu vai a fare economia ad una specifica università, e invece comunque in America hai la possibilità di scegliere il college che offre più di 20-30 corsi là. Quindi ci parli un po' della tua esperienza, magari anche quello che offre la St. Thomas University. Allora, la St. Thomas University è molto famosa in America per la scuola di legge, però come stessa cosa per medicina, legge in Italia non è riconosciuta ovviamente perché si studiano degli ordinamenti diversi. Però la St. Thomas ha miliardi di corsi di laurea da chimica, biologia, matematica, filosofia, business and management, accounting, quindi financial, è molto vario. Ogni università offre sicuramente più di una decina di corsi di laurea diversi, però non è detto che tutte le università abbiano gli stessi corsi di laurea. Magari una scuola ha comunicazione e magari un altro college non ce l'ha, è molto a discrezione della scuola, però diciamo la scelta è molto ampia. Sì, però ecco, ricordiamo che magari i corsi principali come economia o comunque anche mi viene in mente infermieristica, comunque questi corsi generali sono presenti quasi in tutte le università. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Ci chiedono il costo medio del college, magari. Non penso proprio ci sia un costo medio per quanto riguarda ogni college, no? Perché magari dipende proprio dal prestigio della scuola, anche dalla location dove si trova, quindi ci sono diversi fattori che magari vanno presi in considerazione quando si parla del costo del college, no? Ecco, la borsa di studio che uno ha dipende un po' da... Esatto. La St. Thomas University quanto costa senza borsa di studio? Allora, diciamo che solamente l'iscrizione e tasse universitarie sarebbero intorno ai $32,000 all'anno. Quindi comunque una cifra molto alta, che ricordiamo gli americani pagano comunque interamente o richiedono anche dei loan, quindi dei prestiti per affrontare anche l'esperienza collegiale. Quindi da questo punto di vista noi siamo anche un po' privilegiati che possiamo usufruire di queste borse sia sportive che accademiche, che comunque coprono quasi sempre il costo intero delle tasse universitarie. Allora, avevo proprio una domanda per te personale, che ti laureerai l'anno prossimo. Hai già dei progetti futuri o delle cose in mente che vorresti realizzare? Cosa vorrei fare, insomma? Allora, sono ancora un po' indeciso, perché io ho ancora un anno di eleggibilità sportiva, quindi ho ancora un anno di borsa di studio, e l'anno prossimo finirei i miei 4 anni di eleggibilità, quindi diciamo un eventuale master non riuscirei a pagare, non avrei una borsa di studio che mi permette di pagarla dal punto di vista sportivo, però c'è ancora un'opzione che sto valutando di rimanere lì e diventare assistente allenatore, quindi allenatore in seconda alla St. Thomas University, per far sì che facendo l'allenatore l'università mi paghi un altro anno e poter fare il master. E questa è un'idea, se no potrei fare l'OPT, che è un visto che permette agli studenti internazionali di avere un anno di tempo per poter lavorare in America in maniera regolare e magari far sì di trovare un'azienda o qualsiasi ambito lavorativo che decida di mettermi in regola per far sì di avviare poi i processi per la green card e Sì, queste. di avere un visto lavorativo. Ok, chiudiamo sempre l'intervista con una mia domanda solita, quindi che consiglio ti senti di dare ai ragazzi che magari devono partire ad agosto o comunque sono in procinto di iniziare questo tipo di processo, proprio anche in base alla tua esperienza personale? Allora, intanto di essere contenti perché sono già privilegiati rispetto a, non so, penso per esempio a mio padre che ai suoi tempi avrebbe voluto andare in America a fare un'esperienza di questo tipo,
e non ne aveva le possibilità. Noi giocando a calcio in America saremo sicuramente ben visti, perché il nostro livello, comunque la nostra conoscenza calcio, ma come altri sport, gli italiani sono già visti molto bene, secondo me, in America. E non avremo, di solito siamo delle persone che non abbiamo problemi ad ambientarci. Però ecco, il mio consiglio sarà, cioè, è indirizzato a tutti quei ragazzi che non sono proprio convinti di questa cosa. Dovete essere convinti, dovete avere coraggio e dovete mettervi in testa che non sarà solo come nei film, questi college, queste feste, è solo divertimento, sarà duro lavoro, allenamenti, comunque ore sui libri e soprattutto la distanza da casa, che a una persona come me pesa e mi pesa tuttora dopo 3 anni che sono in America. Però si conosceranno persone nuove, si stringeranno nuovi legami, si imparerà una lingua nuova e soprattutto anche lo stare da soli fa parte dell'esperienza, secondo me, più importante. Si impara a conoscersi meglio dal punto di vista caratteriale e soprattutto ogni volta che si torna a casa sarà l'emozione più bella del mondo. Condivido. E niente, giusto questo, il consiglio è lavorare su se stessi. E niente, saluto Battafix, che era il mio compagno lì, no? Era il mio compagno di stanza. Grande giocatore, tra virgolette. Il mio compagno al Genoa, gran giocatore, un bel piedino destro, centrocampo. E niente, questo è il mio consiglio, spero di avervi dato una mano, ragazzi. Però veramente un'esperienza che consiglio fortemente, e soprattutto USA College Sport, Mattia, Delian, tutti i ragazzi dello staff sono disponibili per domande, per chiarimenti in ogni momento. A me hanno dato una grande mano e sono molto contento. Grazie mille. E ovviamente ti ringrazio ancora una volta per aver partecipato a questa intervista e comunque ti auguro tutto il meglio per il tuo ultimo anno alla St. Thomas University. Quindi ecco, grazie ancora e spero che questa intervista sia servita magari per togliere alcuni dubbi riguardanti gli esami, SAT, TOEFL, anche per il livello di inglese che magari è sempre un po' una domanda che ci viene fatta sempre sulle selezioni che magari in privato. Quindi ti ringrazio ancora e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao ragazzi. Ok, ciao Fede, grazie. Ciao ragazzi. Ciao.